Mi chiamo Nunzio Perrilla e sono un ex boss della Camorra. Ho gestito per anni il traffico dei rifiuti in tutta Italia. Dopo 21 anni passati agli arresti, sono tornato un libero cittadino e ho proposto allo Stato di infiltrarmi di nuovo nell'ambiente. Nessuno mi ha mai voluto aiutare. Gladi, Cossiga, i miei uomini di gruppo K sono in Tunisia, Gladi anche loro. Oggi ho deciso di provarci con Fanpage, Ah, guarda, mo si cerca. mettendo a rischio la mia vita e quella dei miei familiari. Io sui profughi in Italia sono l'unico che ha vinto tutto, Aumenti l'utile eliminando i servizi. L'acqua non era depurata. L'ho fatto perché tutti sanno e nessuno fa niente. Per 5 mesi siamo andati in giro per l'Italia. Abbiamo incontrato centinaia di trafficanti di rifiuti, spietati camorristi, imprenditori spregiudicati e politici corrotti. Ero degli ambienti dell'agenzia americana. A Roma, una delle società che fa l'intercettazione per le procure è mia. Questo è quello che abbiamo scoperto. Buongiorno Vito, sto su. Vediamo da vicino domani. Esatto. Buongiorno. Ok. Ciao ciao ciao. Chiederci l'incontro è Vito, un noto ingegnere del Nord Italia che da 30 anni lavora nel settore dei rifiuti. Ciao, ho detto. Ciao. Ho pulizia detto. passo. Dove sta questo qua? Io faccio da consulente sul punto riciclo, che loro sono in affitto di un ramo di azienda e lavorano i rifiuti come parte finale del correo per la CONAI. Stiamo parlando dello Stato, in poche Lo parole. Stato. CONAI è un consorzio che si occupa del riciclo dei rifiuti, nato nel 1997 per volontà dello Stato. Noi siamo posizionati su un posto dove che obbligatoriamente la municipalità deve portare i rifiuti là. Loro stanno guadagnando 200-250 mila euro all'anno. E sarebbe un affare, sono 30 mila metri quadrati con dentro 2 mila metri quadri di capannoni. Voglio vedere la struttura. Allora, se vuoi, sabato andiamo nella Voglio vedere la parte. struttura. Questo è l'impianto, vedi? E chi sto che è tutta roba con l'aica, tutta roba con Tutta l'aica, roba con l'aica vedi? da lavorare. Se è proprio l'impianto, sta proprio pieno, guarda lì va, eh? Pieno, 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 Questa è roba che va in discarica, questa qua va in Polonia. Che si sta cadrà mai, che? E che se pure è tossico, sì, non pure se proprio. Questo qua va via Polonia e anche in Cecoslovacchia. Un proprietario non c'è. Sì, se la cosa si interessa facciamo un incontro con lui. Se interessa noi dobbiamo fare quello che diciamo noi. Adesso come si chiama ditta qua? Punto riciclo. La Punto Riciclo è un'azienda di Vedelago in provincia di Treviso. È stata considerata il fiore all'occhiello del riciclaggio dei rifiuti urbani. Quest'altro si chiama Furlo Stefano. Dicano? Al tempo ha avuto l'amicizia giusta, si è preso la signora Mardegano. E allora vi faccio vedere, questa signora ha vinto il premio come miglior imprenditrice l'anno scorso dall'Unione Europea, 140 mila euro di premio. Io vi faccio vedere come funziona il centro di Vedelago, famoso ormai in tutta Europa tranne che in Italia. Che poi è fallita sta donna. È fallita, un buco da 12 milioni di euro. E poi è intervenuto Stefano. Okay. Adesso dove stiamo andando noi? Dove è l'ufficio? L'ufficio suo. Okay. Stefano Fuso è un imprenditore che rileva ditte in fallimento. Ha intenzione di cederci la Punto Riciclo per dedicarsi a un nuovo business, i migranti. Sto qua, mi dica. Io a questo impianto ci ho lavorato sopra. L'ho presa, che era in una condizione pietosa, ho fatto fuori il martegan, alla fine sono falliti, l'ho messo in moto io. Ti do tutto l'intero impianto e tutta la società a poter operare. Anche io da ambienti pesanti. E tu sai, io ero in fronte massonico, io c'ero dentro. Mi è morto l'altro giorno il grande amico che ho avuto nella massoneria, che era Paolo Lai. Ma era un padre. Io gli ho coperto tante cose, Paolo, che mi ha assistente di Flavio Carboni. Flavio Carboni è un faccendiere italiano legato alla loggia P2 di Licio Gelli. Antonio Mancini, della Banda della Magliana, lo definì l'anello di raccordo tra la banda, la mafia e la P2. Gladio, Cossiga. I miei uomini di gruppo K sono in Tunisia, gladi anche loro.
Gladio era un'organizzazione paramilitare clandestina organizzata dalla CIA per contrastare l'eventuale invasione comunista in Italia. Flavio, io volevo caricarmi di gestire una serie di aziende perché Paolo si fidava di me. Flavio comunque è un personaggio, perché dietro a Verdini c'è sempre Flavio, cioè come è stato dietro a Berlusconi senza Flavio. Berlusconi. E lui era uno dei personaggi, con me quando c'era qualcosa di complesso lo dava a me da fare. Conosciuto il vecchio? Dice se era di un'intelligenza, anche Armandino Coroni. Vengo dagli ambienti dell'agenzia americana, cosa anche l'Interpol in Italia e Giovanni. Siamo a posto. Per cui, dico, in questi anni è rimasto totalmente tu. No, con me non mi chiamare. Mi raccomando, ci vediamo. Io vengo a trovarti dove vuoi. Se servi, io ti do le mie SIM, quelle anonime estere. E parliamo su, quelle lì. Sono estere, non intestate a nessuno. Se devi ricaricarla, però lo comunichi a me. Perché lo faccio fare da mia figlia in contanti a Londra. Ho una società di intercettazioni mia a Roma. A Roma, una delle società che fa l'intercettazione per le procure è mia. Io sono un po' dappertutto, non pensare. Ho in mano una montagna di roba. Io ci provo in Italia, sono l'unico che ha vinto tutto. Io ho preso a casa gli immobili tipo Eraclea, sono miei quelli che c'erano qua. Un'immigrazione non gestita, non controllata, non razionalizzata genera unicamente criminalità. Due giorni davvero preoccupanti nel residence di Eraclea. Ieri hanno fatto una sassaiola qua, si sono massacrati di botte. Stefano Fuso è entrato nel business dei migranti mettendo in case sfitte i profughi in cambio dei finanziamenti dello Stato. Non sono altruista, sono uno che fa un lavoro, punto. Qua non si parla di altruismo, sono uno che fa reddito e profitto, questo è il mio lavoro. Fuso sembra guadagnare più dai migranti che dai rifiuti. Ci fingiamo interessati ad entrare nel nuovo affare. L'altra volta mi hai parlato tra profughi, profughi. Sì. Però devo capire quali sono gli utili, se vale la pena. La prefettura paga 32 euro al giorno, lascia perdere i 2 euro che dobbiamo dare ai profughi. Se li mettiamo lì al minor costo tutto quanto, gestendoli e tirandoli a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro al giorno a profugo. Quindi più profughi metti, più giornalmente è utile. Più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno noi facciamo 600.000 euro di utili senza esserci rotti coglioni, e un giro d'affari di 10 milioni di euro. L'affitto, io ci guadagno 2 volte, non considera, costa solo di mangiare 5-5 euro e mezzo, 6 al giorno, non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale, cioè, loro mangiano riso scotto con sugo sopra, con del pollo, la pasta se tu vai alla Barilla, quando arrivano alla scadenza, che mancano 2 mesi alla scadenza prevista, ti buttano fuori sacchi di pasta a 5 centesimi al chilo e tu quella roba gliela dai, punto. Cioè, dov'è che fa l'utile? È che tu puoi andare a comprare pesantemente, se tu hai fatto un budget di 6 euro, 6 euro 50 a pasto e trovo i bilici e a me alla fine costa 3, i 3 euro me li metto a tasca. Più aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile eliminando i servizi. Tu li butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10 per sera che qualcuno non te li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio. E qua io punto ad arrivare per giugno a 1 migliaio di persone. È un giro di cassa impressionante. A 1000 persone sono 12 milioni l'anno. La rendita lì è garantita. I migranti sono un affare d'oro. Guadagnando per ogni profugo 6 euro al giorno, sono 600.000 euro di utili ogni anno, per un giro d'affari da 12 milioni di euro. E i pagamenti come sono? Sono 150 al giorno. Tu li puoi cedere alle banche, questi li comprano, sono gli unici che comprano, perché sa che lo Stato sono gli unici crediti che paga. Questi sono soldi certi, lo Stato li paga tutti. Non ho mai avuto problemi nei pagamenti dalla prefettura. Se un contratto profughi glielo cedi dal notaio, loro sono garantiti che i soldi li prendono. Sanno che a 150 giorni i soldi arrivano, non hanno problemi a sostenerti. Se è un contratto verso lo Stato per opere pubbliche, non te lo finanzieranno mai. Lo Stato non ti paga, questo è l'unico contratto che paga, perché anche lo Stato italiano deve dimostrare di aver pagato la Comunità Europea per avere gli altri fondi e venire avanti, quindi c'è un po' la bionicità con la Comunità Europea, di avere un prefetto a favore che te li metta dentro e che fa di tutto perché tu possa vincere. Fino adesso è andato sempre bene a te, diciamo. Fino a oggi noi non abbiamo sgarrato, sono 4 controlli, tutti e 4 negativi. Nel senso che non ho trovato un cazzo, ti ho spiegato. L'amministratore che ho messo dentro
è già stato informato, l'ho portato dal mio avvocato a dire: tu ti prendi i tuoi soldi, se succede qualche cosa sarai difeso, punto, ma non devi dire altro. Se ti attaccano, tu sai che rischierai 2 anni, 3 anni, tu sai che se ti succede qualche cosa la tua famiglia è coperta, i soldi tu li hai e l'avvocato ti copre. Male che vada patteggi, ne sei fuori. Ovviamente poi un uomo bruciato non può fare più nulla, ma con 4 soldi in tasca può campare per il resto della sua vita. I conti comunque non li controlla lui, lui dà solo le firme e tutte le chiavette di conti le abbiamo noi. Facciamo noi tutte le movimentazioni dei conti, come già accade oggi per Libor. E l'ingegnere Vito a spiegarci cosa è successo a uno dei prestanomi del centro migranti. Paolo che era, lui era amministratore. Con i stranieri là? Sì. Era creato, hanno lavorato tutta la stagione fuori norma. Era in regola con le sicurezze e tutto quello che serviva. Ah. Se succedeva che uno si faceva male, andava in galera. Paolo, l'amministratore, hanno taroccato la centralina per far capire che c'era il controllo della purificazione dell'acqua, l'acqua non era depurata. Tu pensi se magari uno si intossicava sull'acqua là, quel poverino là di Paolo andava in galera diretta. Con i guadagni dei migranti, Stefano Fuso riesce a finanziare tutte le sue attività. Una volta si guadagnava 15 euro proprio. È un gran giro di denaro. E io posso far passare costi che mi servono alle aziende. Perché tutto fa più via. Fanno una fattura di lotti, di vestiti, perché devo darle. E lì non ti possono controllare. La controlla, non è la finanza, non è per me. Sono cittadini. Era che, siccome era il responsabile del centro, era dato un favoreggiamento per l'ostituzione. Per fortuna, siccome rispondeva anche per te, ho detto: guarda che le donne mi avete mandato, o le mandate via, o io non riesco a contenerle, queste per 5 euro la danno via. Lasci là, così si scaricano nervoso e siamo tutti più tranquilli. La mattina passa una poliziotta, signora di fronte, aveva tenuto il registro di chi entrava e chi usciva, che entrava e chi usciva, che era una cittadina. Questo ha fatto la denuncia. E Stefano, tu a Roma l'amicizia è forte. Io ce l'ho da militare al magistratura. Diciamo che ho tutti quelli inseriti da Maria Enrico Maria. Siamo a posto. Hai capito? Io vengo da quel mondo. Io vengo dal mondo di meccanica. Dobbiamo prepararci se sbagliamo, avere qualcuno che ci tappa. Io sono giù apposta mercoledì o giovedì. Gli diranno qual è il costo, però diventa 360, ci stanno attento su tutto. Se succede una piccola cosa, noi dobbiamo essere coperti da gente con le palle. Assolutamente, anche perché adesso li stanno controllando tutti, anche noi, solo che sanno che siamo allineati. Tutto destra e sinistra, quella mia, non è un problema. E allora io vado anche da cosa? Vado da Vincenzo. Di Vincenzo? Il capo dell'indagine delle ecomafie, della parte inquirente che non molla, che non deve rompere l'anima. Ma lui lo conosco, Vincenzo. Però è uno con cui si può dialogare. Dopo 5 mesi in giro per l'Italia, Nunzio Perrella è tornato nel suo rifugio segreto. Nel 1992 Nunzio disse al procuratore antimafia, dottor, la monnezza è oro, svelando i rapporti tra criminalità e politica nello smaltimento dei rifiuti. Dopo 25 anni quel sistema è ancora in piedi e continua a fare affari.